Il Parco delle Alpi Liguri deve essere un'eccellenza. Raccomandazioni, mi perdonerete. Al nuovo presidente gli auguri migliori. È presidente nuovo. Nessuna critica al presidente precedente o agli organismi precedenti. Ma il tempo cambia. E cambia talmente velocemente che ci si deve adeguare al cambiamento. E quindi anche questo Parco delle Alpi Liguri deve fare degli aggiustamenti. Uno è quello che bisogna far sì, caro vicepresidente assessore dell'agricoltura, che tutti i comuni delle Alpi Liguri, che sono sette, siano soddisfatti. Il che vuol dire che bisognerà trovare le forme, i modi, e quando c'è il confronto ci si riesce sempre, forme e modi che tutti si sentano non solo coinvolti, ma si sentano di partecipare a qualcosa che serve, che sia utile. Seconda raccomandazione che faccio come persona di terza età, quindi mi permetto di farne una comodità, una delle poche comodità che si hanno, la terza età, di poter parlare in maniera più chiara. Qualcuno dice che io ho questa caratteristica che ce l'ho anche da solo, forse la mia difetto, insomma. Credo che sia quella di far capire che le risorse che vengono date siano utilizzate al meglio, siano spese al meglio. E così anche quindi tutte le unità lavorative che sono nel Parco delle Alpi devono rispondere ad un modello organizzativo che deve realizzare quel progetto con quei compiti. Questo mi permetto di suggerire per raggiungere un obiettivo importante. Noi dobbiamo portare le persone non solo qua per il bel clima, per il mare, per la buona cucina. Per l'entroterra in senso generale, sì, ma guardate che la caratteristica più importante che abbiamo qua sono le Alpi del Mare. È la più importante. Che dobbiamo valorizzare. Qui dentro ci si innesta Monesi, ci si innesta tutto un percorso, l'Alta Via Ligure, che è fondamentale come appeal turistico, tanto più che è in condivisione col nostro confinante francese, con la nostra provincia di Cuneo, che sono l'unica realtà. Noi dobbiamo spingere su questa realtà. Bisogna far ripartire il premio Famalgata, bisogna far ripartire questo premio Famalgata, bisogna mettere insieme in maniera più forte il fronte francese, quello cuneese e quello svedese. Ecco, per fare questo, credo che questa buona struttura che è il Parco delle Alpi Liguri si dia, faccia il tagliando sugli obiettivi per raggiungere quindi una piena efficienza. Guardate che per riattivare il contatto popolo istituzioni, tanto più in questo periodo, abbiamo un dovere fondamentale, far vedere che le istituzioni non sono uno spenditoio, ma sono realtà che realizzano progetti di crescita. Questo è l'obiettivo che faccio per dare il benvenuto a tutti gli amici che sono a questo tavolo. Grazie.